Ciao, io sono Lorena. Io sono Francesca. Ciao, sono Sara. Sono Maria Paola Radosta. Siamo alunni della prima. Io mi chiamo Giulia. Io sono Miriam. Sono Nicolas. Oli, della quarta B. Ciao, sono Kevin. Sono Giacomo. Ciao, io sono Morena. Sono Carlo. Sono Matteo. Sono Stefano. Ciao, sono Leonardo. Trif di Richtig e Shandong. Ho scelto questa scuola perché mi dà la possibilità sia di inserirmi nel mondo del lavoro, sia di proseguire gli studi scegliendo tra innumerevoli corsi universitari. La nostra scuola è proiettata verso il futuro per quanto riguarda le attrezzature e gli argomenti di studio. In questo momento stiamo progettando un modulo abitativo ecosostenibile che verrà poi successivamente realizzato. Numerosi sono gli sbocchi offerti nel mondo del lavoro, date le nostre competenze sul piano informatico, economico e legale, nonché le basi per una futura università. Oltre alle lezioni teoriche svolte in classe, abbiamo la possibilità di sviluppare ciò che abbiamo imparato anche in campo pratico. Un esempio è il concorso Conoscere la Borsa. Per fare questo richiede lo sviluppo delle nostre competenze trasversali, dove ci richiede la massima attenzione sull'attualità, sulla politica e sull'economia. Frequento la terza SIA, ovvero sistemi informativi aziendali. Io ho scelto quello informatico perché offre la possibilità di imparare a programmare, ma non trascura l'economia, che è la materia base di questa scuola. E ora vi mostrerò cosa facciamo qua durante l'ora di informatica. Innanzitutto questo qui è C++, che è un linguaggio di programmazione da linea di comando. E tutto, la programmazione tutto inizia dal flowchart, dove buttiamo giù le prime idee sui vari passaggi che dovremmo seguire per risolvere il problema tramite la programmazione, e poi da questo si crea il programma. Mi chiamo Matilde e frequento l'indirizzo RIM di ragioneria, perché ti permette di avere una conoscenza approfondita dell'economia italiana e di avere una visione generale dell'economia estera. Oltre a ciò, ti permette di conoscere tre lingue straniere, è importante per l'inserimento nel mondo del lavoro. Ho scelto il corso di ragioneria perché, con un mercato sempre più globalizzato, è molto importante conoscere lingue straniere. Inoltre, questo indirizzo fornisce una buona preparazione per numerose facoltà universitarie. Cette école est parfaite quoi que tu veux faire après tes études. We will be happy to welcome you. Io sono Francesca e ho scelto l'indirizzo Sanità e Assistenza nel campo sociale perché voglio proseguire i miei studi a livello sanitario. Il mio sogno sarebbe quello di diventare un'infermiera professionale e per questo motivo ho scelto un percorso di studi che non avesse solo come materia psicologia ma anche fisiologia e anatomia umana. Ho scelto l'IPC Pellico, servizi per la sanità e l'assistenza sociale, perché secondo il mio punto di vista bisogna avere una grande forza di carattere e personalità. Durante l'alternanza scuola-lavoro ho capito cosa voglio fare realmente nel mio futuro. Siamo nel laboratorio di informatica dove applichiamo al computer quanto appreso in classe. Sono con noi due insegnanti, una di economia aziendale e una di laboratorio trattamento testi, per una preziosa e proficua collaborazione. Questa mattina utilizziamo un programma di contabilità integrata, attualmente in uso in molti studi di professionisti, e registriamo i fatti di gestione come fossimo degli impiegati in un'azienda vera. Siamo alunni della prima A Silvio Pellico di Saluzzo, abbiamo aderito alla proposta degli insegnanti di educazione fisica per un corso di arrampicata sportiva a cui faranno seguito corsi di nuoto, vela, pattinaggio e sci alpino. Noi crediamo che sia importante l'attività sportiva per la nostra crescita e il nostro benessere, e inoltre ci divertiamo moltissimo, quindi non sono le classiche lezioni di ginnastica, ma spazi nuovi interessanti e iniziative adatte a tutti. Ciao, sono Sara, sono iscritta al corso Ipsia Legno. Noi non lavoriamo solo in falegnameria, ma impariamo a progettare al computer gli oggetti che poi realizzeremo. Ciao, sono Leonardo, qua siamo nel nostro laboratorio di falegnameria, realizziamo i nostri progetti che abbiamo in precedenza disegnato e studiato. Ciao, sono Matteo, veniamo in ISASCO una volta a settimana a svolgere attività pratica e in questo momento stiamo realizzando due scrivanie. Ciao, sono Stefano, frequento l'ITIS. L'elettrotecnica è importante perché spiega tutto ciò dove c'è elettricità, e l'elettricità è dappertutto in questo mondo, sia nelle cose piccolissime e semplicissime, tipo accendere una lampadina, sia nelle cose un po' più complesse
e più grandi, tipo un impianto fotovoltaico, eolico o idroelettrico. Sono soddisfatto della scuola che ho scelto perché so che avrò ottimi sbocchi nel mondo del lavoro e una buona base per l'università. Io sono iscritto alla quarta informatica di ITIS Verzuolo. Nel corso degli anni ho perfezionato la tecnica di programmazione e di scrittura dei codici. Per me è una grande soddisfazione riuscire a implementare un software funzionante. Frequento la classe quarta dell'ITIS di Verzuolo, indirizzo informatico. Io sono molto soddisfatta della scuola che ho scelto, in quanto penso che in futuro mi tornerà utile e mi darà molte garanzie per il mondo del lavoro.